speriamo di far bene e di arrivare a Mantova tranquilli. Speriamo che il tempo ci assista, ma ci assisterà. Oggi assolutamente non piove, abbiamo fatto le previsioni, andremo a Mantova diritti senza ombrello. E oggi, anzi, il percorso sarà molto bello, perché passeremo il delta del Po per raggiungere Ferrara e poi Mantova di nuovo. Con 800 km sulle spalle posso dire ormai di conoscere abbastanza bene la nuova Audi A3 e vorrei tracciare un piccolo bilancio prima di una prova su strada più approfondita. La macchina convince, è consistente a 360 gradi, è migliorata come comfort, come sonorizzazione, e me la sarei aspettata forse un po' più sportiva, vedendola così con i cerchi da 18 pollici con cui è equipaggiata la nostra versione. Invece questo esemplare è anche piuttosto confortevole, assorbe bene le asperità, ma in fondo è comunque un buon livello di sicurezza quando si guida, anche a livello impegnato come abbiamo fatto in questi tre giorni seguendo il Gran Premio Nuvolari. La macchina è ben insonorizzata, si avverte il TDI, il 2000 TDI da 150 cavalli soltanto nelle accelerazioni un po' più vigorose. Un ringraziamento particolare lo voglio fare anche ai sedili, perché ci hanno sopportato e supportato per qualcosa come 20 ore di guida e le nostre schiene sono ancora intatte. Sono di tipo avvolgente, sportivo, quindi la seduta è stata comoda anche per questo nella guida impegnata che abbiamo fatto, e ha funzionato bene anche la seduta rivestita in Alcantara, che oltre ad essere bella da vedere è anche comoda perché non ti fa scivolare troppo il corpo. Mi piace anche l'impostazione del nuovo tunnel centrale, dove è sparita la leva del freno a mano, e questo ha fatto sì che si sono potuti organizzare meglio i comandi. In generale è abbastanza intuitivo l'insieme, si riesce a controllare tutto senza distrarsi mai dalla guida. Altro elemento che ci è piaciuto e abbiamo apprezzato dopo tante ore di viaggio è il climatizzatore, che non è solo bello da vedere in termini di grafica dei comandi e delle bocchette, che sono molto ricercate con questa corona in alluminio che consente di chiuderle, e questa possibilità di modificare il flusso di diffusione dell'aria tirando piuttosto che spingendo la bocchetta stessa. E dopo Ravenna e Ferrara siamo di nuovo qui a Mantova, in piazza Sordello, dove tutto è cominciato tre giorni fa. Il Gran Premio Nuvolari si conclude in questo momento, le auto si stanno riparcheggiando qui alle mie spalle, noi abbiamo parcheggiato l'Audi A3 con la quale abbiamo percorso qualcosa come 1000 km. La prova però non finisce qui e sarà anzi approfondita con i colleghi della redazione di Roma, dunque continuate a seguirci.